gestione e ti dà un certo tipo di prodotto, perché è quello che è legato alla pubblicità, che è legato ad aumentare l'indice d'ascolto, no? Funziona così. Quante volte, per esempio, avete magari assistito a un dibattito televisivo dove c'è, che ne so, un politico che parla, no? E magari è il politico del vostro stesso schieramento. Chi voi pensate dietro di voi dice, ma cazzo, ma io al suo posto saprei parlare meglio, saprei dire delle cose più convincenti. Perché questo fa dei discorsi così vaghi? È semplice. Perché se la televisione è un sistema che serve per acquisire l'elettorato, no? Quando funziona così, allora noi abbiamo l'80% di stupidi e il 20% di intelligenti. L'80% di stupidi sono più del 20% di intelligenti, quindi mi garantiranno l'80% dei voti se mi convinco. Perché dovrei convincere gli intelligenti? È per questo che faccio un discorso da stupido, perché almeno ci avrò l'80%, o almeno spero di avere l'80% di persone che mi seguiranno. La televisione non vuole fare dell'informazione, ma vuole fare dello spettacolo, perché lo spettacolo viene seguito dall'80% di stupidi che contano i fagioli nel baratto della Carrà. Ecco, quindi non ci dobbiamo aspettare chissà che. Questo è il problema. Quindi tutto ciò che passa come informazioni sul problema ufologico, brutto termine peraltro, è sbagliato, non funziona, non è vero. Io, poverino, ho cercato di darmi una mossa e di fare in modo che venissero fuori delle informazioni reali. Il mio problema era che facevo del terrorismo, mi dicevano. Te fai del terrorismo ufologico? E certo, perché dico che gli alieni sono cattivi. Che poi non è vero che gli alieni sono cattivi. Gli alieni sono alieni. Lo studio degli ultimi 20 anni del problema sulle abduzioni, cioè sui rapimenti alieni, che è la punta dell'iceberg di tutto il problema, mi ha costretto a prendere atto che insomma non va bene, che c'è qualcosa che non torna, che sarebbe meglio che le nostre autorità prendessero spunto da questi tipi di osservazioni che noi facciamo e che insomma qualcuno facesse qualcosa, perché siamo nel fango, tanto almeno, ormai ci siamo tutti. Allora, veniamo un pochino a noi. Allora, sicuramente molti di voi sanno di che cosa si tratta. In 30 secondi ci sono delle persone che dicono di essere state addotte dagli alieni, cioè prese, prelevate. Alcuni lo sospettano, alcuni lo sognano, alcuni pensano di essere pazzi. Noi che strumenti abbiamo per capire questa cosa? Che indice di credibilità dobbiamo dare a questa struttura? Ma noi abbiamo tirato fuori, io, da un punto di vista dei numeri, sapete l'anno scorso solamente attraverso il sito di UFO Machine quanti test di autovalutazione abbiamo esaminato? 1200. Sapete in quest'anno, pubblicando il test su Facebook, quanti test di autovalutazione avevamo le prime 2 settimane dell'anno? 1600. A quel punto abbiamo chiuso il rubinetto e abbiamo detto non lo voglio più vedere, basta, non lo voglio più vedere. Cioè io ho la scrivania, che è grande come questa, che ci sono pacchi così di test di autovalutazione che sono posizionati in modo diverso, uno è messo così, l'altro è messo così. Se io sbaglio e ne metto uno in un altro modo, non lo trovo più e penso di aver risposto a un test a cui non ho più risposto. E quindi dopo questo mi risponde, mi dice come, mi hai abbandonato? Te prendi un addotto, cioè colui che pensa di aver avuto questi problemi, gli scrivi, dopo 2 giorni che non gli scrivi più, lui ti scrive subito, che fai, mi hai abbandonato? Subito. E questo ti provoca un problema. Ovviamente, no? Aiuto, con 16 punti interrogativi. Lei è la mia unica speranza, sono stato anche dall'esorcista. Queste sono le mail che io ricevo, che è un casino. Allora, cerchiamo di mantenere la calma. Se dobbiamo mantenere la calma, cerchiamo di capire fin dove possiamo arrivare, quali sono le nostre armi, la nostra disposizione. Prima di tutto, l'addotto che viene in qualche modo da noi crede che io sia un esperto. Lui vuole da me delle risposte, perché pensa che io sia l'esperto. Io le risposte gliele devo dare. Non è che posso fare come qualcuno di qualche centro ufologico italiano, il quale non dà nessuna risposta, come vedremo fra un attimo. Allora, facciamo degli esempi, entriamo subito nel pratico. Prendiamo delle testimonianze delle persone. Allora, questa qui.
ti leggo cosa mi scrive, così capite qual è l'impatto. Tutti i giorni io vado in dipartimento e ho queste masse di carte sulla scrivania. Eccolo qui. Le posso spiegare in sintesi, altrimenti mi ci vorrebbero 3 pagine giusto per farle avere un quadro. Premetto che ho 33 anni, figlio di 12, vivo da sola. Credo di essere una persona sana di mente, credo, tra parentesi. Sono molto razionale e molto scettica, vabbè. In breve, sì, da piccola ho sempre fatto sogni strani, con UFO e alieni, come protagonisti. All'inizio pensavo che mi facevo impressionare da film o fantasie varie. Mi è capitato di vedere oggetti strani, ma ho sempre trovato spiegazioni razionali. Fino a quando 2 anni fa, c'è sempre un momento in cui comincia il casino, una notte ero da sola in casa, erano circa le 4 di notte, e ricevo una telefonata di una persona. Prendo il telefono, apro gli occhi e vedo una creatura sopra di me all'altezza dell'inguine. Pensando che stavo facendo un sogno lucido, non gli ho dato peso e ho continuato a parlare tranquillamente al telefono. Cioè, kafkiano, che c'hai uno che ti guarda mentre telefono e no, ti dico. Perché? Perché in quel momento hai la percezione completamente alterata. E ho cominciato a chiudere, ad aprire gli occhi, con la speranza che l'immagine sparisse, ma rimaneva lì. Allora ho attaccato il telefono e ho cominciato ad avere prima una sensazione di tipo estasi, tipo oh che bello. Poi ho cominciato ad essere cosciente che non era un sogno e che la creatura stava lì e mi fissava con i suoi occhi grandi e neri. E io lo fissavo e lui mi fissava. Io ero bloccata, probabilmente bloccata dalla paura. Allora la cosa piano piano ha cominciato a diventare trasparente, tipo quando la TV perde il canale e si vedono tutti i puntini, e poi è scomparso, ma io sentivo che era ancora lì. Allora mi sono girata, ho messo la testa sotto il cuscino e mi sono autoconvinta che era un sogno e che era la mia immaginazione. Dopodiché mi sono svegliata la mattina alle 7. Te c'hai uno in camera che ti guarda, che compare, che scompare, ti giri e dormi. Da quel momento mi sono resa conto che ogni notte mi svegliavo tra le 4 e le 4 e 24. Ci si può rimettere l'orologio. Solo che se mi sveglio a quell'ora e tocco il telefono o la radio sveglia, si rompono immediatamente. Ho già buttato 2 cellulari e una radiosveglia, che dopo averla toccata ha cominciato a dare di matto. Perché questa cosa accade? Questa cosa accade perché te sei legato al primo impatto, cioè quella cosa è successa veramente, è accaduta veramente, e tutte le volte alle 4:24 di notte la tua parte animica, noi diciamo così, il tuo inconscio, direbbe Jung, ti sveglia e ti dice oh, ma non è che stanotte tornerò. E siccome la tua parte animica ti vuole dare un segnale, la tua parte animica, cioè l'inconscio secondo Jung, usa 2 o 3 sistemi. Uno è la psicosomatica, cioè ti fa venire le bolle, ti fa venire la psoriasi, ti fa venire l'ulcera, un bubbone da qualche parte, e pensa, ora vedrai che ho comunicato a questa donna col corpo qualcosa. Te non capisci, ovviamente, e allora la tua parte animica comunica in un altro modo, ti fa esplodere una lampadina in casa, ti fa cascare un lampadario, e tutte le volte che tocchi il telefono te lo fai in milioni di pezzi. La parte animica si scopre che ha delle potenzialità che noi non avevamo mai pensato, cioè ti fai i miracoli, incoscientemente spacchi il telefono, però se riesci a imparare come si fa magari lo ripari. Ho già buttato il cellulare, eccetera, eccetera. Capite, questa è un tipo di lettera, ma lei prima, la ragazza, mi scriveva un'altra cosa. Ho trovato la sua mail in web, spero che sia quella giusta. Io ho qualche dubbio su una mia esperienza particolare di cui ho parlato ad alcuni suoi colleghi, aperta parentesi, che non so sinceramente se sono suoi colleghi, chiusa parentesi. Sono venuti a casa mia e mi hanno fatto un sacco di domande su quello che mi era successo, hanno registrato, mi hanno fatto fare i disegni, hanno controllato i campi magnetici e le radiazioni. Mi hanno controllato con la lampada di Wood, hanno visto che ero se ero radioattiva. Poi, dopo mesi, mi hanno scritto una lettera dal CUN, Centro Ufologico Nazionale, in cui mi dicevano che volevano studiarmi meglio, dopo mesi, il mio caso, e mi hanno richiesto le lastre di tutti i tipi, solo che io non le avevo e comunque non le avrei fatte, primo perché non voglio espormi a radiazioni, anche perché mi costano un botto e sono vittima della crisi. E quindi, non avendo queste prove, mi hanno detto che li dovevo avvertire quando mi succedeva ancora qualcosa di strano. Pronto, stanotte sono venuti gli alieni. Continuamente mi succedono cose strane durante la notte, precisamente mi sveglio alle 4:24, certo, eccetera eccetera, solo che a me interessava di più sapere la verità, e mi interessava essere rassicurata, perché io ho paura, io non mi ricordo niente, cioè ho
o dei flash.